quello che non do, perché sono diverso e sono diverso. Quello che ora voglio non è quello che non ho, perché sono diverso e suono diverso. Quello che domandano è quello che non so, perché sono diverso e suono diverso. Quello che pretendono è quello che non do, perché sono lo stesso e suono diverso. La diversità è un valore fondamentale, eppure a qualcuno non piace. Preferiscono andare sempre allo stesso locale, vedere sempre le stesse persone. Che noia. Che poi, a pensarci bene, i supereroi sono dei diversi, eppure piacciono a tutti quanti. E io recentemente ho conosciuto un grande supereroe. Ha una maschera, ha un mantello, piace ai bambini, con la sua musica fa del bene al prossimo. Infatti lui è l'Uomo Uccello, è nato e vive a Roma, si chiama Claudio Montuori, in arte Boots. Boots fa musica tribale, primitiva, africana, legata alle origini della terra. È un artista poliedrico, one man band, e soprattutto il suo suono è adattabile a qualsiasi genere musicale. Uno dei detti preferiti di Boots è o te levi, che poi in italiano vuol dire che o ti elevi o è meglio che ti levi di turno. Cosa voglio dire esattamente non lo so, però rende ben l'idea. Uso questi strumentini che sono le sanze, le carimbe, che hanno un suono molto dolce, molto armonico, quasi che ricorda un po' l'acqua. Uso un gremlo, cioè un linguaggio che non è un linguaggio preciso, è un modo di usare la voce come strumento. Aush, ubabush, scava, scava, iscova, uscaramush. That's my spider. He's a funny, lucky, lucky looking spider. He likes to jump when I play. He feels the music just like me. Che stile, l'Uomo Uccello! Pensate che quello che stava suonando è l'ambira, che secondo la tradizione bantù è uno strumento africano antichissimo, nato con la creazione del mondo. E coloro che lo suonano in Africa sono degli eletti, protetti dagli spiriti ancestrali dei loro antenati. Lo suonano gli Shona, che sono poi quelli che tramandano la tradizione orale, dei cantastorie. Un po' come un certo Uomo Uccello, detto anche Boots. Bella Boots? Bella Pio! A Boots è sempre piaciuta la musica. Da bambino trova una chitarra rotta, la ripara con lo scotch e poi il padre, che non vuole che diventi un musicista, gliela spacca in testa. Poi si appassiona alla musica rock e impara con la chitarra a suonare le canzoni di Jimi Hendrix. Finita all'età del rock, viene rapito invece dalle sonorità tribali che lo portano in Africa a imparare a suonare strumenti come per esempio l'ambira e la sansa dalla maestra Stella Rambisi, Chiwisi, almeno mi sembra che si pronunci così. Aquabat e Almanova sono i primi gruppi in cui suona le percussioni e canta pure. Ma ben presto il gruppo gli sta strette, per esigenze e artistiche e economiche decide di scendere in strada da solo e diventare One Tribal Birdman. Riesce così a mantenere e la casa e la famiglia. Lo potete incontrare passeggiando per Roma o casualmente in qualsiasi altra parte del mondo. E a un certo punto
sei diventato l'uomo uccello. Era un one man band, ma sempre su uno stile afro, tribal, e fantastico anche. Poi ho capito che il personaggio dell'uccello è la cosa ideale, grazie anche insomma alla musicalità degli uccelli. È un linguaggio, il linguaggio del fischio, che si antepone a quello dell'infischio. Buzz invece come nome è molto locale, perché nasce da Buzzico, no? Sì, Buzz è riemerso proprio dall'infanzia, da ragazzini giocavamo a Buzzico, una chiapparella, un gioco di strada, e da lì è riemerso in me insomma i ricordi del gioco, perché nello spettacolo c'è il gioco. Quindi la musica, oltre a una passione, è diventato anche un lavoro? Vivo con la musica. Quando mi chiamano faccio dei contratti, ultimamente ho fatto dei festival. Quando non ho contratti c'è la strada, certo, non sei mai sicuro. Non tutti i comuni apprezzano gli artisti di strada. Infatti ultimamente con un movimento di artisti stiamo facendo delle manifestazioni. Il movimento del quale Buzz si fa portavoce organizza spesso eventi artistici per far conoscere l'arte di strada in giro per l'Italia e sensibilizzare l'opinione pubblica sui diritti degli artisti. A esibirsi a queste feste si possono trovare non solo musicisti come lui, ma anche giocolieri, acrobati, parolieri, poeti, mimi, artisti di tutti i generi. Siamo tre vecchi esponenti di questo fronte che è la strada libera a tutti. Noi non molliamo mai, ecco, per cui chi la dura la vince, questa è la speranza. Monto il baracchino mio qui, e sono qui, suono l'uomo uccello che suona, e un altro pedala. Noi siamo del movimento e ci crediamo fino in fondo. Questa è la sesta manifestazione. Siamo pochi perché molti artisti sono impegnati. La domenica è il pane per noi. Però quei pochi che siamo qui con voi, per voi e per la libertà d'espressione per tutti. Baby, I know she love me, my baby, I know she love me. When she's dying, right on rocking on my bed, true lady, baby, oh my baby, oh my baby. Un antico detto arabo dice che se un nero cadesse giù dal cielo sicuramente cadrebbe al ritmo, e questo sicuramente vale per Buzz e il suo amico Bizzo. Immaginatevi di trovarvelo sotto casa in piazzetta con la sua fisarmonica a raccontarvi una delle sue tante storie. Sicuramente ne resterete intimoriti all'inizio, ma poi fortemente attratti, perché Buzz è Buzz. Questo
È un pezzo che dedico ad un artista che si chiamava Daudà, un musicista di strada che però non c'è più perché beveva troppo. In realtà era un musicista, è colpa di una società che magari vede qualcuno che suona in strada e lo prende e lo scambia per un barbone. Dicevano: eccolo, arriva il clochard. Uso queste tonalità così rauche da anziano, perché l'anziano è quello che praticamente trasmette la storia di tutto un vissuto. Chi meglio di un nonno, di una persona anziana, può raccontare una favola, una leggenda o una storia vera? L'uccello è legato alla libertà, al volo. L'uccello buzzicone, Birdman. Con questo personaggio i bambini si divertono, magari il primo impatto possono aver paura, ma poi dopo è molto gioioso, è molto gaio. Picca picca! Picchiadello! Fratello maggiore! Con i picchi, il tuk e toc, io nel gioco riesco ad interagire con i bambini anche piccolissimi. Io Buccicone e lui si chiama Bucciclone. Mi piace la musica, ritmo tribale, fantastico. Ci sei? Dai! Buccicone, Buccicone, tu sei un po' birichino, però sei ballerino, la musica c'è, ovunque ci stai, ovunque tu ci vai. Il Buzziclone l'ho fatto proprio per un progetto legato ad un'idea di questo alter ego. Ballerino è birichino che balla insieme a me, che balla con noi. Nella strada, nella piazza, nel giardino, Buzziclone ballerino, eccolo qua. Per il nostro uomo uccello, passare dalla musica africana a quella americana è un attimo. Di mezzo c'è la parola blues. Il blues si suona con chitarra, batteria e contrabbasso. Boots ha unito la parte ritmica, quindi contrabbasso e batteria, in un unico strumento, il T-Box Bass, che poi è uno strumento antichissimo, inventato dai primi musicisti africani in America, che hanno unito quello che avevano, un manico di scopa con una corda e una scatola di compensato, che era quella usata per portare il tè, e da qui il nome T-Box Bass, che poi non è facile suonarlo, la posizione che deve assumere il musicista è quasi deleteria per il suo corpo, ma crea un tutt'uno con lo strumento. La parola blues, come sapete, viene dall'inglese, vuol dire malinconico, perché come direbbe un vero bluesman del Delta, del Mississippi, Louisiana, il blues sta qua. De pancia. Love the
Questo connubio chitarra acustica e T-box è vincente perché si integra bene quel discorso del blues rurale. Siamo stati sempre un po' i girovaghi musicisti a Roma. Comunque non stavamo mai dentro casa. No, qui la strada ce la siamo vissuta in tutte le salse. Con Massimo noi tante volte facciamo dei pezzi, li improvvisiamo e sembra che magari alle orecchie degli altri sembra che... Sì, noi manteniamo questa caratteristica qua, diciamo quando andiamo a suonare metà del repertorio è aperto all'improvvisazione. Sei ballerino, la musica c'è ovunque.